Signora bella, signora cara, il mio superpotere, sapete chi è? È un signore. Io vi devo raccontare questo e non vorrei che niente più. Talmente che il signore sta operando da casa mia, Rosario mio figlio. Dopo 5 anni, perché con oggi sono passati 5 lunghi anni che io leggo la Bibbia e mangio una tenendo in mano lo signore. O signor, mi ha liberato di tutto quello che vi ho raccontato. Vabbè, ieri ci ha fatto piangere a tutti quanti qua. Lui da solo ha preso la Bibbia in mano. Signora mia, mi ha chiesto a me da dove doveva iniziare. Io ho detto, guarda, inizia a leggere i salmi. Lui si è letto dei salmi, ma lui li leggeva in casa mia in alta voce. L'avrò guardato. Come lo guardava, assunto stava a sentire, vicino, si è messo a fianco a essi, con papà e gli ascoltava. Io di là, nello stomaco e di la pancia, tremavo dal gesto di come Rosario mio figlio e come io, in casa mia, sto cambiando la vita a tutti quanti. Poi ci vengo a parlare a mio papà, davanti a Dio. Si lesse 3 salmi. Dopo i salmi si è letto un proverbio. E lui sempre pronunciava tutto questo ad alta voce. E io tengo a mente parole di Ugo, che abita nel quartiere spagnolo, è un grande fratello, un marito di Maria Rosario. Dice, Tohino, io ero tuo figlio, perché Rosario si diceva di casa. Qua c'è scritto demone, su che sta scrivendo anni fa, quando io incominciavo a farmeli con i fratelli e sorelle, con il mondo evangelico. Lui, per farsi schifare, farmi schifare a me, se scrivette demone a cacca, non sta c'ha rotta in cama, pare demone, mi ricordo. Quindi, pensate un po' con il signore da casa mia, che sta facendo, che sta operando. Quindi se può cagnare, tutto quanto ci aveva scritto, giuro. A me nessuno me l'ha messo scritto che ha già fatto tutto questo. E come ben sapete, sto abito, ma appiccico con mio marito, faccio pace, come tutto quanto, quindi in che caso ci sono le discussioni. Io sono limpida e sono aperta di dirlo. Ma non sto parlando bello, ma tu mi hai visto? Senza sbagliare una parola. Io voglio capire, questa voce ha così a roba, ma mi piace più programma di cibo. Comunque voglio dire solo questo, che lo sai, mio figlio prima, quando io leggevo la Bibbia, cioè, mi sfottevo, ma la Bibbia l'ha pigliata pure in mano, capì? E ci ha già messo pure scingando per soffagare. È stato tutto da solo, Non è che non ci ha morito la Bibbia e legge la Bibbia. E tengo sempre i testimoni da casa mia, a parte che sono una testimonianza esagerata, non mi permetterei di dire una bugia nemmeno, nemmeno si faccia le ragazze, giù. Comunque vi auguro una buona domenica a tutti quanti. E pensate, se voi genitori incominciate a mettere un poco di regole buone in da casa vostra, i figli vostri, avete visto no, quello che sta succedendo, terremoti su tutti i fronti. E io ve l'ho detto, non vi mettete paura, siccome io leggo la Bibbia, già so dove andiamo a finire quest'anno. Quindi vi auguro solo una buona giornata. Un bacio forte forte. Vi voglio bene. Sopra un cappuccino e pago il conto al mio destino. È tutto un attimo.